E ciao a tutti ragazzi, sono BeoGamer e anche oggi siamo tornati con un nuovo appuntamento di PES 2016 modalità My Club. Allora ragazzi, visto che oggi ho disputato e vinto sia la Coppa Challenge Online che la Coppa Challenge contro il COM, in questo episodio ci faremo un bel ball opening. E come di consuetudine, eccoci qua, liste getti speciali e abbiamo il UEFA Champions League Stars, quarto di finale. E come avete modo di vedere, ho anche due agenti free. Allora ragazzi, iniziamo subito con 68.4% di probabilità di trovare il pallone nero, quindi contattiamo l'agente e confermiamo. Eccoci qua ragazzi, e allora, ci stanno tante palle nere. Ci stanno tante palle nere e direi di cliccare ora. Speriamo di continuare la serie positiva dei palloni neri che abbiamo avuto la scorsa episodio. Niente, pallone oro. Vediamo un po' chi è. Scarpino rosa, c'è il ciuffo. Tu sei Saul, spagnolo dell'Atletico Madrid. Ha 21 anni, alto 1,81, stile di gioco onnipresente. CLS, valutazione generale 76. Ok, confermiamo. E aggiungiamo immediatamente Saul ai membri My Club. E passiamo alla seconda pescata di oggi col secondo agente free e col 69% di probabilità di beccare un pallone nero. Quindi contattiamo l'agente e confermiamo. Rieccoci qua. Vediamo un po' dove poter cliccare. Sapete che vi dico, io chiudo gli occhi e clicco ora. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po' dove si ferma. Dai, dai. Bel pallone nero, iniziamo bene col pallone nero. Non fa un cazzo, non fanno mai niente. Te già ci ho avuto, già ho avuto io te. Maxwell, brasiliano del Paris Saint Germain, ha 34 anni, alto 1,76, stile di gioco terzino offensivo. Terzino sinistro, valutazione generale 81. Va bene Maxwell, confermiamo e aggiungiamo una membro My Club. Ok ragazzi, da qui in poi ci faremo le ultime tre pescate a pagamento con i GP. Quindi contattiamo la gente, paga con GP e confermiamo. E allora, finora non abbiamo beccato niente di clamoroso, quindi direi di cliccare boh a caso ragazzi, tanto random. Vediamo un po' dove si ferma. Dove si ferma? Fammi un cazzo di regalo. Ogni tanto fammelo un bel regalo. Vediamo un po' chi è. Scarpina mi piace, però non fa nulla. È un 80 sicuro. Tu sei Torres, spagnolo dell'Atletico Madrid, 31 anni, alto 86, stile di gioco opportunista. Prima punta, valutazione generale 81. Se nello scorso episodio abbiamo beccato la maggior parte dei giocatori del Wolfsburg, ora stiamo beccando tutti quelli dell'Atletico. Ah, non sarà mica mai che la Konami fa uscire determinati giocatori in base a determinate giornate. Mi sa proprio, Ok, intanto confermiamo Torres e lo aggiungiamo a Mabby McLeod. Passiamo alla quarta pescata di oggi ragazzi, quindi contattiamo la gente come di consuetudine e paghiamo con GP e confermiamo. Rivolta la roulette, vediamo un po' dove poter cliccare. Io direi di cliccare e qua. Dai. Pallone nero, ottimo, da fammi i giochetti, una volta tanto fammi i giochetti, non fa un cazzo pure questo, ma chi sei? Draxler, tedesco del Wolfsburg, cazzo me lo sono chiamato da solo praticamente. A 22 anni, alto 1,87, stile di gioco, regista creativo. Trequartista, valutazione generale 81. E se non ricordo male, pure questo ce l'ho già avuto. Va bene, confermiamo. Questo è un gran bel giocatore ragazzi, questo è un gran bel giocatore, infatti guardatelo, allora c'ha controllo palo 85, dribbling 84, passaggio alle sue terre 83, passaggio alto 80, inoltre c'ha finto doppio passo Veronica e taglio le spalle in giro. È buono ragazzi, questo se lo beccate tenetelo. Ok, intanto aggiungiamo il mio club e passiamo all'ultima pescata di oggi. Col 67.3% di probabilità di beccare un pallone nero, quindi contattiamo la gente, paga con GP e confermiamo. Ok, start, gira la ruota, chiudo gli occhi e come vi potete anche immaginare faccio un bel badabim, badabum, badabam, clicco qua. Vediamo un po' se mi porta fortuna come ai vecchi tempi. Ok, primo passo è fatto. Intanto il pallone nero.
scarpina blu. Adidas fa i giochetti, vedi che porta fortuna. Un difensore biondo. Mats Stuber, non male ragazzi. Tedesco del Bayern Monaco. Ha 26 anni, alto 1,90. Stile di gioco, sviluppo. Difensore centrale, valutazione generale 84. E questo c'è un esagono che fa paura. Fa veramente paura. Andiamo a vedere meglio le migliori caratteristiche. Allora, c'ha passaggio alto 87, abilità difensiva 86, questa è molto importante per il difensore, equilibrio 84, ottimo, effetto 83. E inoltre c'ha passaggio a scavalcare. Bella pescata Bassuri, ragazzi, davvero una bella pescata. Allora ragazzi, su nuove pescate con questa gente, perché vi ricordo che nello scorso episodio una pescata l'ho fatta praticamente con la gente Heroes 80+, questo gente contro ogni aspettativa non mi sta dando tante soddisfazioni, devo essere sincero. E a dirla tutta, la pescata dei giocatori non sembra proprio random. È una certa conferma l'ho avuta con i vostri commenti nel video dello scorso episodio, dove praticamente in molti di voi, come il sottoscritto, hanno trovato un bel po' di portieri. E anche questo devo dire che è molto strano. Ora però ragazzi, qui sotto nei commenti fatemi sapere se anche voi avete trovato gli stessi giocatori che ho trovato io oggi. Detto ciò, concludo qui anche questo episodio come sempre. Spero che il video vi sia piaciuto, quindi vi invito a lasciare un bel pollice in su e a commentare. Alla prossima, ciao!